Allora, buonasera a tutti, è domenica 27 gennaio, sono le 7:19:30, sono tornato in questo momento da Ostia, dalla bottega con il giocannale, vabbè, non proprio in questo momento, tipo una mezz'oretta fa, sono tornato da loro. Ogni tanto vado da loro perché, come dissi in precedenza quando feci la recensione, quando ho fatto la recensione dello Sherryston Pillow, perché loro organizzano dei corsi di biocosmesi, quindi la mia pazzia di fare Bari Ostia è perché i corsi che vengono tenuti lì sono tenuti da due persone importanti che girano su YouTube, che sono Maura e Alessandra, cioè Shandarrea e Maura, penso che si chiama comunque il suo canale, e sono persone molto importanti, molto brave e sono eccezionali. Quindi se io faccio questa pazzia di andare fino ad Ostia ogni tanto nel weekend, appunto, per seguire i loro corsi e anche per andare appunto alla bottega con l'Orcannella, che è un negozio che io trovo meraviglioso. Non perché, per carità, a Bari non ci sono negozi bio, però la bottega con l'Orcannella io ho un certo rapporto perché comunque l'ho conosciuta per caso. Poi ho fatto il primo corso da loro, e insomma con le proprietarie. Poi, essendo comunque forse l'unico pazzo che fa da Bari a Ostia, e quindi che fa il weekend là con loro. Allora, quindi vi farò vedere oggi delle cose che ho comprato da loro. Non farò nello spignatto, vi chiedo ancora scusa, qualcuno di voi me l'ha chiesto, perché sto aspettando verso fine febbraio farò il video, ve lo posterò, perché sto aspettando di mostrarlo prima ad altre persone e poi lo metterò online. Cioè, perché noi siamo. Perché ho un incontro con degli spignattatori pugliesi, voglio prima proporre a loro la mia ricetta e poi lo metterò sul tubo, perché non mi piacerebbe, se metterò sul tubo poi incontrarmi con loro e dici: "Eh no, guarda, ma che palle, è già fatta", quindi non mi sembra una cosa tanto carina. Allora, prima di far vedere tutti i prodotti che ho comprato dalla bottega con l'Orcannella, voglio che dirmi una cosa: io non vengo pagato assolutamente dai negozi che recensisco i prodotti loro. Quindi le cose io le pago tranquillamente. Se io faccio questi video e vi mostro, mostro al tubo, mostro a voi i prodotti che io compro, è perché forse un determinato prodotto mi è piaciuto, o forse per una questione di opinioni anche. Può essere anche che io vi dico che in questo negozio trovate questa determinata cosa, una persona che la sta cercando, e così via. Quindi io non vengo pagato né dalla bottega con l'Orcannella, né da Biosperne. Biosper, che poi farò tra un poco, farò una recensione, quindi anche di Biosper, Cosmetica Point e tutti gli altri negozi bio che voglio visitare nel mondo, perché comunque dove mi trovo farò qualche video. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, iniziamo da questo gel della Sante, che è buonissimo, è al cocco e ananas. È un gel buonissimo, profumo, madonna, ti viene voglia di fare così, per quanto è buono. Poi sempre della Sante, il mitico Diorol all'anica, alla Kai Energy, che io ho già recensito in un video precedente, che mi trovo benissimo ed eccezionale. Poi ho comprato, sempre da loro, la Shea Butter Cottage, una al mango, lo faccio vedere. Questo mango è un po' più, rispetto a quello di Aromazone, è un po' più morbido. E questo qui ti può fare tante idee per fare degli spignatti. Stessa cosa anche, ho comprato sempre di Shea Butter al cocco. Questo cocco è come sempre quello burro di cocco. E questo qua praticamente si può usare tranquillamente come nel microonde, sciolto a bagnomaria. E quando tranquillamente si può usare per il corpo sotto la doccia. In commercio ormai sono molto famose queste creme utilizzate da utilizzare sotto la doccia, però ovviamente sappiamo che queste creme ovviamente da banco hanno degli inci scadentissimi, invece questi qua sono degli inci buoni. Poi un giorno farò vedere come si fa un mio spignatto che vorrò fare. È come fare il burro di cocco fatto in casa, anche se ci sono delle cose, degli accorgimenti che poi un giorno vi spiegherò. Poi ho comprato sempre da loro, dalla finestra dal cielo, perché loro vendono anche farine, vendono anche tè, vendono anche pasta, un sacco di cose anche alimentari. Ho comprato questa crema di arachidi che non vedo l'ora di assaggiare tra un po' su una fetta biscottata. Poi ho comprato da loro un contenitore che mi serve. Questo è by Aromazone, per farvi capire
che vende Romano Basan. Infatti poi ho comprato anche la gomma War. Poi ho comprato il Solubull perché dovrei fare uno shampoo fatto in casa e serve questo ingrediente. Poi, buono anche, poi ho trovato questo olio di germi di grano della Tia Natura Cosmesti. Rapporto qualità-prezzo è stato veramente buono. La classica vitamina E di Aromazon, il BMTS per fare gli shampoo sempre fatti in casa, o anche più il balsamo mi pare serve questo, infatti poi devo controllare meglio delle ricette che ho fatto. Poi ho trovato quest'acqua di rosa, questa è acqua di rosa proprio, fermentata con le rose rosse, è veramente eccezionale, ha pure una data di scadenza, interessante, ha pure una data di scadenza. E viene utilizzata, questa secondo me può essere utilizzata, perché quindi non contiene alcol, no, no, tranquillamente si può utilizzare per fare magari un tonico ai fiori, perché no, un tonico viso. Questo è della Pride ed è un tonic ed è praticamente un olio di cocco ed è un olio di cocco puro al 100%, infatti voglio farvi vedere. E Macarena non esce perché è proprio solido, l'ho messo dentro il dito. Ottimo, voglio proprio di mangiarlo, voglio mangiarlo. Questa cosa, anche questo qui va messo tranquillamente, può essere messo nel microonde. Oppure messo un attimo in bagnomaria e diventa liquido, poi si può usare tranquillamente io l'olio di cocco lo utilizzo principalmente, mi piace utilizzare messo sotto la doccia, come sto ripetendo sempre, perché mi piace l'effetto e crea la pelle molto setosa, molto morbida, quindi non ci dobbiamo mettere neanche la crema idratante dopo sotto la doccia. Io che sono istruttore comunque di palestra, a me piace molto avere la pelle idratata dopo essermi fatto la doccia. È vero che alcuni dicono, vabbè, dopo che ti sei fatto la doccia la pelle rimane comunque idratata, per dare proprio quel tocco non conviene fare questo. Poi ho comprato sempre da loro, vendono molto questa azienda Clipper, loro questa tè Clipper. Ho comprato questo tè all'arancia, non vedo l'ora di assaggiare in un pomeriggio, adesso no perché sennò poi non dormo, con la teina che sta all'interno. E poi ho comprato questa della Demer Bio Dynamics, questo qui, e ho comprato questa crema a ginseng, praticamente da usare mattina e pomeriggio. Anche qua, devo essere onesto, il rapporto qualità-prezzo è veramente eccezionale, a ginseng. È un'azienda tedesca, mi pare, sto leggendo tedesco, sì. Sì. Ed è molto buona, molto, molto ottima, sempre bio, stiamo parlando comunque sempre di cosmetica bio. Poi ho comprato da Balm Cosmetic, azienda inglese, questo qui, questo è un burro doccia solido, stessa cosa, al cocco, sempre. Si tiene, vedete, è pure carino perché lo potete appoggiare, potete mettere sul coso della doccia. E stessa cosa anche qui, dopo che vi siete fatti la doccia, lo passate, si scioglie un po', si crea una specie di olio, lo passate, li massaggiate e poi uscite direttamente dalla doccia. Non toglietevi l'olio, secondo me, l'untuosità, mai toglierla. E per concludere vi faccio vedere gli ultimi due prodotti, l'ultimo è una chicca. Questo è il sapone di Aleppo. Praticamente questo sapone di Aleppo è fabbricato in Siria, quindi viene importato da un'azienda. Ve lo faccio vedere, questo io lo utilizzo per fare determinati spignatti, che non voglio dire perché appunto forse metterò quella ricetta. No, c'è un profumo che è eccezionale. E l'altra chicca che voglio farvi vedere, che ho comprato sempre da loro, quindi chi ha visto il mio video precedente della bottega, è il Cherry Stone Pillow Jumbo, quindi quello grande, eccolo qui. Questo qua rispetto a quell'altro è molto più lungo, è molto più, cioè è lungo, mi pare un 10 cm ed è più largo.
Quindi tranquillamente questo vi fa prendere tutto il fianco. Una cosa che non vi ho detto del Sherryston Pillow, quindi anche del video precedente, è che si può lavare in lavatrice. Quindi è vero che uno dice lo faccio io in casa, sì, mi sta bene, ok, però forse il materiale che viene utilizzato, il tessuto, puoi metterlo in lavatrice, quindi vi sarebbe, quindi evidentemente forse. Io lo devo lavare, infatti, il mio quello verde perché fa proprio schifo. Ormai è passato di mano in mano, da collo a collo e cose. Infatti, farò la prova, metterlo in lavatrice e seguire le istruzioni. All'interno, però, non ho trovato gli oli essenziali. Evidentemente, bisogna metterli a parte. Va bene, io vi saluto. Spero che queste mie chicche vi siano piaciute. E vi mando un grosso bacio. Ciao, alla prossima.